lo abbia detto. Allora, devo raccontare la storia del mio libro, del mio rapporto insomma con questo libro. Quando qualche tempo fa Alberico ha messo nei social l'avviso che aveva scritto un libro, io ho detto semplicemente era ora, perché ho già letto qualche cosa di suo, non così completo come questa raccolta di esperienze autobiografiche, però insomma ero abbastanza ormai convinto che dovesse essere il momento di pubblicare qualcosa, ma non l'avevo letto, non l'ho più letto, perché per chi come me insomma è costretto a leggere non per piacere, ma perché insomma insegnando, perché scrivo alcune cose, devo leggere e conformarmi, l'ho messo da parte. Qualche tempo fa, lo sapete, Tenaci, il frequente socio, vede Alberico quotidianamente, ci avvisa del fatto che questo libro è uscito. Qualche tempo dopo, no, lui scrisse una cosa meravigliosa, scrisse praticamente, allora, per festeggiare l'uscita del libro, che fece una specie di timer, questa volta si può scaricare gratuitamente da Amazon. Non era il fatto del gratuito, c'è una cosa particolare, cioè nel senso che io e Alberico abbiamo in comune il fatto che amiamo, come dire, coniughiamoci in questo caso la cultura umanistica con quella tecnologica. Il titolo del libro lo dice, no? La storia del repository. Io sono stato una mezz'oretta su Google, come si dice esattamente repository, che è una cosa difficilissima. In realtà il repository è semplicemente un archivio, quindi capite che è un libro di memorie. E allora a quel punto una cosa che veramente mi appassiona, noi siamo pronti al teletrasporto secondo me, perché è meraviglioso sapere che tu vai su Amazon, per esempio con un cellulare, puoi andare con un portatile e ti trovi improvvisamente sull'ebook il libro, no? Cioè tu fai una cosa, apri e sta qua, è fantastica, è una cosa fantastica secondo me, no? E non l'ho letto comunque, non leggerlo comunque il libro, perché è una domenica mattina, no? Aprendo l'ebook, essendo ovviamente in ordine di arrivo, mi faceva proprio l'occhiolino, stizzava l'occhiolino, le storie del posto, ha cominciato a leggerlo. Tra l'altro scorreva anche piuttosto rapidamente il libro, che ho detto, vabbè, se è una fregatura almeno finisce presto e quindi no. Ora, devo dire immediatamente una cosa, devo dire questo, e attenzione perché quello che dico non va interpretato né in senso elogiativo né in senso denigrativo. Mentre lo leggevo mi stavo chiedendo che cosa sto leggendo. Cioè, proprio così, no? Non una cosa meravigliosa, brutta, che cosa? È una domanda. L'ho accantonato la domanda, quando c'è una domanda, io generalmente non mi do la risposta, se provate a darvi la risposta immediatamente, spesso vi incartate, l'ho messa da parte perché tanto so che una parte del cervello prima o poi risponde. Un giorno ho capito tutto, che cos'era questo libro. E questo libro in pratica racconta, abbiamo detto, la storia di Alberico. E siccome noi insegniamo, io perché ci sono anche dei miei colleghi qua, e abbiamo dei ragazzini, allora facciamo questo con i ragazzini, chiediamo tu che cosa vorresti fare da grande, no? In genere i ragazzini di oggi hanno delle professioni particolarissime, ad esempio vorrei fare lo youtuber, vorrei fare l'influencer, no? Perché si è ragazzini quando si confonde l'essere famoso con l'essere importante. Quando è che si diventa adulti? Quando capisci che cosa è realmente importante. E capisci che non è importante essere famoso, altrimenti non ci spiegheremo perché delle persone che sono famose a volte si tolgono la vita. Si diventa importanti attraverso le piccole cose. E ho capito che questo libro era diventato importante per me perché raccontava le piccole cose che ti fanno diventare importante la vita. E dice, di punti di contatto con mio padre, a quanto si è visto, ne avevo pochi e sebbene facessi di tutto per guadagnarmi la sua stima, finivo sempre per rimanerne deluso. Allora non mi restò che confinare la nostra relazione ad alcuni momenti in cui, per una strana congiunzione planetaria, si incrociavano i nostri interessi e anche le nostre emozioni. Andare a funghi piaceva a tutti e due, anche se avevamo molto diversi di concepire il bosco e la raccolta. Io mi sentivo vicino a Pippo, che amava la natura e passeggiava per i boschi a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato della giornata. A mio padre, invece, la giornata doveva rendere, altrimenti sarebbe stata una perdita di tempo e nient'altro. Camminava senza mai fermarsi fino a quando non trovava abbastanza o a sufficienza che desse un senso al suo camminare. Pippo mi aveva insegnato a memorizzare i luoghi e ritornare sui posti anche a distanza di un anno, perché diceva: se in quel luogo hai già trovato un fungo, prima o poi ritornerà. Era un modo anche per orientarsi nel bosco, per ritrovarsi e non perdersi. Si avanzava partendo da ciò che si conosceva e si scoprivano nuove aree da ispezionare palmo a palmo. Attorno al residence ce n'erano di quei luoghi in cui una pineta non lontano da casa. Ci ho trovato una quantità indicibile di pinaroli su Illus luteus, freschi, ancora giovani, e da quella volta non avevo mai abbandonato quel posto. Anzi, era diventato la mia cornucopia, una sorta di portafortuna che se avessi dimenticato avrebbe per sempre compromesso la mia carriera di fungarolo.
era una qualità di funghi, diceva Pippo, che i ricercatori hanno spesso in dispregio, non fosse altro per quel carattere oleoso e appiccicaticcio che li contraddistingue da giovani, una sottomarca del Boletus, per intenderci. Era come avere una Seat al posto di un Audi. Pippo però sapeva cucinare, lo aveva insegnato anche a mamma, così ne mangiavamo davvero tanti, perché il residence è ancora più campo da golf che gli era accanto, gli era molto ricco. A cominciare da quel luogo, segreto e un tantino magico, due o tre file di giovani pini, tutti allineati tra loro, che producevano un racconto abbondante e generoso. Pensavo a quel posto sempre, anche quando l'inverno mi trovavo in città. Immaginavo che nevicasse su quei pini, come realmente una volta accade del resto, che facesse freddo, e che il Natale iniziasse da quel punto in poi. Lì c'erano le renne, c'era Babbo Natale, i pini si coprivano di luci e di colori, aveva inizio la festa. Il luogo dell'abbondanza era anche il luogo della magia. Anche quando sapevo che non ci sarebbero stati funghi, visitavo quel luogo, mi faceva stare bene, rinnovava il mistero, mi dava speranza.